Coppa del Mondo e magari appunto questa permanenza, sia pure breve a Roma, può in qualche modo propiziare che torni una grande festa a Circo Massimo come quell'anno. Faccia un voto. Cioè, se l'Italia vince la Coppa del Mondo, io prometto che, sa che vanno di moda tuffi nelle fontane, non so, corse a piedi in ginocchio. Beh, allora diciamo che se qui c'è la processione del Divino Amore che è molto propizia, difatti l'ho fatta sia prima che dopo la mia elezione, quindi prometto di fare la processione del Divino Amore se vinciamo la Coppa del Mondo, va bene? Sì, okay. È possibile ripetersi in una competizione di questo genere? Parlo ovviamente della Nazionale Azzurra. È successo per altre squadre, perché non deve succedere per l'Italia. È chiaro che questi mesi saranno decisivi, la composizione della squadra, il clima, la determinazione con cui si scende in campo. Cioè, noi sappiamo che i campionati mondiali poi hanno proprio una vita loro interna, anche a prescindere da quello che avviene precedentemente o quello che viene all'inizio, proprio è il clima che si crea in quei momenti, e quindi possiamo essere fiduciosi e possiamo veramente giocarcela tutta.